Ameria Radio presenta Effetto Wagner, a cura e con Giovanni Gianmarino. Buonasera amici wagneriani, questa puntata è dedicata al Tannhäuser. Inizio con l'indicarvi le edizioni per me più importanti, quelle che, diciamo così, hanno fatto la storia. Mi piace ricordare quella registrata dal vivo a Bayreuth, dalla Philips, con Windgassen, Anja Siglia, la Bombri e Wolfgang Zawallisch sul podio, poi quella sempre con Windgassen, Fischer Dieskau, Josef Grindel, diretti da André Cluton, sempre dal vivo a Bayreuth, edita dall'Orfeo, quella molto bella, edita dalla Deutsche Grammophon con Christa Ludwig e Herbert von Karajan dal vivo all'Opera di Stato di Vienna, e poi sempre per la Deutsche Grammophon l'edizione, secondo me molto bella, con Placido Domingo, la Stader, Matti Salminen e Giuseppe Sinopoli, e infine l'altrettanto bella edizione con Jane Eaglen, Waltraud Maya, Peter Seifer, con Daniel Barenboim per i numeri della Teldec. Per la nostra trasmissione ho scelto di ascoltare con voi un'edizione secondo me straordinaria, e cioè quella della versione di Parigi. Tannhäuser ha avuto ben 5 rimaneggiamenti da parte di Wagner, con René Collo come Tannhäuser, Christa Ludwig come Venere, Helga Dernesch come Elisabeth e il coro dell'Opera di Stato di Vienna e i Wiener Philharmoniker, tutti diretti dal grandissimo George Scholti. Iniziamo allora con il raccontare brevemente la trama dell'opera. Si tratta di un trovatore, Tannhäuser, che è stato sedotto da Venere, lo ha trascinato in una perpetua orgia di satiri, baccanti e amanti, e dopo un anno Tannhäuser desidera libertà e penitenza e lo dice in un canto appassionato, accompagnato dalla sua arpa, alla dea, che ovviamente reagisce con rabbia, tenta di trattenerlo, ma Tannhäuser invoca allora il nome di Maria, la madre del figlio di Dio. Allora sì, Venere interrompe l'incantesimo, scompare e Tannhäuser si ritrova nella fortezza del Wartburg. Un giovane pastore seduto su una roccia intona un'ode alla dea pagana Holda, dea della primavera sincretizzata con la stessa Venere. Passano alcuni pellegrini in processione, il trovatore Tannhäuser, colmo di rimorsi, piange inginocchiato. A questo punto incontra il Langravio di Turingia, accompagnato dai poeti Wolfram, Walter, Beethoven, Reimer ed Heinrich, vecchi compagni di Tannhäuser, e gli propongono di dimenticare i dispiaceri. Lui inizialmente rifiuta, ma poi accetta quando viene a sapere che Elisabeth, la nipote del Langravio, colpita dalle sue parole, è ancora afflitta per l'assenza di Tannhäuser stesso. Si chiude così il primo atto, mentre il secondo atto si apre nella Wartburg, dove Elisabetta apprende del ritorno di Tannhäuser e quindi si mostra in pubblico alla gara canora. Questa gara canora dove si inizia per festeggiare il ritorno di Tannhäuser, ma qui, mentre i cantori si uniscono alla gara cantando l'amore cortese, Tannhäuser invece, in un impeto di vanagloria, li sbugiarda tutti dicendo che l'amore sessuale è ben superiore. Gli altri cantori controbattono, Tannhäuser replica ciascuno di loro, finché non finisce per cantare un'ode a Venere e raccontare la sua storia. Allora tutte le donne lasciano la stanza, tranne Elisabeth, e i cavalieri sfoderano le spade contro il trovatore. L'unica a intercedere per lui è Elisabeth, la quale ricorda ai presenti che Dio accoglie sempre un peccatore pentito. Il Langravio allora consente a lasciarlo andare a Roma con un gruppo di pellegrini perché chieda perdono al Papa.
Si chiude così il secondo atto, mentre il terzo e ultimo atto si apre nella vallata del Wartburg, dove Elisabetta chiede informazioni circa Tannhäuser, Wolfram, che l'ama fedelmente, si offre di accompagnarla, perché la donna capisce che l'unico modo per redimere il suo amato è offrire la propria vita alla Madonna. Ovviamente Elisabeth rifiuta la proposta di Wolfram. Poco dopo Wolfram vede arrivare Tannhäuser vestito di stracci come un pellegrino, e Tannhäuser racconta a Wolfram la vicenda, quello che è successo, cioè sostanzialmente che il Papa gli ha negato la salvezza, come per il suo pastorale è impossibile rinverdirsi di foglie fresche, così Tannhäuser non potrà avere salvezza. Allora Wolfram cerca di disperarlo, di aiutarlo, ma Tannhäuser è disperato, sostenendo che ormai la sua unica vita è quella con Venere. La dea appare con tutte le sue ancelle, tentando di riportare a sé Tannhäuser, ma poco dopo viene interrotta da una processione. È il funerale di Elisabeth. Tannhäuser si lancia sul corpo di lei e muore dopo averne invocato la santità e chiesto intercessione. Entrano intanto dei pellegrini annunciando che il pastorale del pontefice è miracolosamente fiorito e Tannhäuser quindi è stato perdonato da Dio. Nell'ouverture sono presenti tutti i leitmotiv più importanti dell'intera opera: quello dell'inno dei pellegrini, quello del rimorso, quello dell'impulso vitale, quello del baccanale, quello della adulazione di Venere, quello dell'incantesimo d'amore e quello della dichiarazione d'amore. Ora li ascoltiamo uno dietro l'altro per cercare poi di saperli riconoscere, saperli identificare durante l'ascolto. Iniziamo dunque. Questo è l'inno dei pellegrini. Questo è invece il leitmotiv del rimorso. Ora il leitmotiv dell'impulso vitale. Il successivo è il leitmotiv del baccanale. Ora il leitmotiv dell'adulazione di Venere. Thank you.
ora l'incantesimo d'amore. E l'ultimo leitmotiv è quello della dichiarazione d'amore. Bene, ora iniziamo con l'ouverture del Tannhäuser con i Wiener Philharmoniker diretti da Georg Scholti. Buon ascolto. Thank you.
Bene, questa era l'ouverture del Tannhäuser con i Wiener Philharmoniker diretti da George Scholti. Avrete sicuramente notato la forza vitale di questa apertura, no? E il forte legame ancora di Wagner con gli stilemi francesi tra il Grand Opéra di Halévy e l'operetta di Lecoq. Ma veniamo a Tannhäuser, no? Al dramma, ancora a Heinrich Heine.
il grande poeta romantico tedesco, dopo l'olandese Volante, anche con il Tannhäuser, il cui tema più affascinante è certamente la figura di Venere e il suo Venusberg, a metà tra la scomparsa degli dei indigeni e l'invasiva fede cristiana. E la sorte di Venere doveva essere più complessa, interpretata durante tutta la Romantique tra il neopaganesimo e lo stregonesco, posizionandola nella caverna di una montagna a metà tra la magia nera da Maga Circe e la Potnia, a metà tra Offenbach e il futuro Parsifal wagneriano. E Wagner, come di sua abitudine, si era documentato assai tra testi arcaici come quelli di Heinrich Kormann del 1614 o Martin Antonio del Rio del 1600, fino ai contemporanei Arnim e Brentano o Il Tic, e finendo di nuovo poi tra le braccia di Heine, che ritessé la favola con l'eleganza e la leggerezza di tocco, diremo, no? La légèreté de touche, come solo lui sapeva fare. Wagner in realtà cercava ciò che fin dall'olandese era diventato e rimase per tutta la vita il suo pallino, e cioè un dramma di redenzione, e lo scorse nella contrapposizione tra Venere e Tannhäuser, così come viene esplicandosi nella seconda scena del primo atto, tra il canto di Tannhäuser e il monologo in due parti di Venere, diviso in due parti perché interrotto dal canto di Tannhäuser, con reciproco scambio di promesse e di accuse. Ad esempio, quando Tannhäuser dice: "Il mio desiderio mi porta alla lotta, non cerco gioia e piacere, ma in sehnen drängt zum Kampfe, nicht such ich Wonne und Lust, alla morte che io cerco, alla morte mi sospinge. In zu Tod, den ich suche, zum Tode drängt es mich." E fin da questo inizio l'interpretazione ortodossa nel gran tema della redenzione sembra vacillare, o almeno velarsi di una ombra difficilmente da dipanare, perché già la soluzione dell'olandese era anche per un'elementare teologia abbastanza arrischiata, no? Perché quale credo mai può spingere al suicidio come offerta rituale? E Tannhäuser brama la differenza, come lui stesso dichiara: "Aus Freunden sehn ich mich nach Schmerzen", dalle gioie anelo ai dolori. Tuttavia il suo ultimo grido nella lotta in questa grotta incantata durante questa scena è ben chiaro, esplicito e definitivo, perché Tannhäuser grida: "Mein Heil liegt Maria", in Maria sta la mia salvezza, no? Che chiude la seconda scena. E denuncia quanto la devozione mariana si era diffusa in tutta Europa. Wagner qui incrocia il mondo di Venere con il culto cavalleresco di Maria, laddove l'individualità di Tannhäuser diviene terreno di ossessioni tra feudalesimo germanico, reale unione cristiana. No? E proprio realizzazione cristiana insieme al feudalismo germanico, tutte trame della teoresi wagneriana e fuse tra loro con mezzi che solo Wagner possedeva in quei primi anni 40 dell'Ottocento. La prima versione dell'opera, lo voglio ricordare, è datata 1845 e presentata il 19 ottobre di quell'anno a Dresda con Wagner sul podio. E come per l'olandese, di nuovo la grande Schröder Devrient come Venere. Ascoltiamo tutta questa famigerata seconda scena del primo atto nella versione parigina del 1861 con René Collo Tannhäuser e Christa Ludwig Venere e con i Wiener Philharmoniker tutti diretti da George Scholti. Buon ascolto. Thank you.
Die deiner Huld entsprießen,
Oh,
Zurück! Du
Ecco, questa era la seconda scena del primo atto del Tannhäuser con René Collo Tannhäuser e Christa Ludwig Venere e Wiener Philharmoniker, tutti diretti da George Scholti. La sapienza compositiva nella versione parigina, compiuto già il Tristano, allontana di distanze siderali dalla prima versione questo Tannhäuser, che nella prima versione è tra Hoffmann e Marschner. Qui Venere è un personaggio compiuto, umiliato e offeso e musicalmente di verità splendente. E la sua vocalità a tratti annuncia il tardo stile del Crepuscolo degli Dei, la Götterdämmerung. E in orchestra ogni nota è decisiva attraverso una polifonia armonica che contribuisce alla fusione delle due voci, dove l'intervento del tenore viene accettato nella sua superficialità vocale. E viene accettato perché qui è evidente che il drammaturgo Wagner soverchia il compositore, esigendo da linguaggi incompatibili la definizione di due temperie contrastanti tra il diatonico di Tannhäuser e il cromatico di Venere. Tutta la parte di Venere è tra il territorio francese e la notte tristanica, con dei giochi ritmici in orchestra che saranno poi di Debussy e di tanti altri. E questo porta a disegni vocali e in orchestra anche, che si sovrappongono verso un certo informel, intravedendo un oltre progressivo rispetto alla tecnica del leitmotiv che qui è appena intravista. Vi è un vero e proprio trascolorare dei segmenti musicali l'uno nell'altro, per poi tornare alla formulazione originaria, ridipanando le fila del discorso. Tutto qui procede per polarizzazione più che per antitesi. Bene, ora ascoltiamo l'intera scena della gara dei cantori, quindi il secondo atto, come abbiamo detto all'inizio, dove emerge la figura di Elizabeth come la Retterin, la Redentrice, anche se implicante la morte. È una scena lunga, sono circa 20 minuti, ma voglio ascoltarla interamente insieme a voi. Cercate di fare attenzione ai momenti dove Wagner ricorre a talune tecniche madrigalesche per la sottolineatura pregnante della parola, e da notare come nel concertato finale che chiude l'atto la tecnica dell'interruzione improvvisa, cara alla tradizione francese, è usata da Wagner con mano sicura. Allora ascoltiamo l'ultima, l'intima e l'intera scena
della gara dei cantori con René Collo, Tannhäuser, Hans Zotin, Langravio, Hermann, Helga Dernesch, Elisabeth, Victor Braun, Wolfram, e il coro dell'Opera di Stato di Vienna e i Wiener Philharmoniker, diretti tutti da George Scholti. Buon ascolto. Sammelt sich mein Geist aus jener Ferne, andächtig singt die Seele in Gebet. Und sie, ihr zeiget sich ein Wunder branden, in den mein Geist voll hohen Staunens blickt. Aus ihm erschöpfet gnadenreiche Wonnen, durch die mein Herz ihr namenlos erquickt. Und nimmer möcht ich diesen Brunnen trüben, berühre nicht den Quell mit fremdem Mut. In Anbetung möcht ich mich opfernd geben, vergießen froh mein letztes in diesen Worten lesen, wie ich erkenne, der Liebe reinstes Wesen. Christ, 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 Christ
Gottes, du hast die Liebe arg entstellt. Wenn du in solchen Schmachten bangest, versiegte wahrlich wohl die Welt. Zu Gottes Preis in hoher Arme ferne, blick auf zum Himmel, blick auf zu seinen Sternen. Anbetung solchen Wundern zollt, da ihr sie nicht begreifen sollt. Doch was sich der Berührung beuget, euch Herz und Sinne nahe liegt, was sich aus gleichem Stoff erzeuget, in weicher Form, wo kann euch schmiegt. Lass mich die Sünde sehen.
stoße nicht von uns. Bei uns darfst du nicht weilen. Schwachbefleckt ist unser Herr durch dich und
Questa era la gara dei cantori con René Collo, Tannhäuser, Hans Zotin, Langravio Hermann, Helga Dernesch, Elisabeth, Victor Braun, Wolfram e il coro dell'Opera di Stato di Vienna e Wiener Filarmonica diretti da George Scholti. Il colore dei singoli strumenti adottato senza scrupoli, per esempio l'oboe o ancora di più il corno inglese con il pastorello che dona freschezza intatta postulando un preciso clima romantico, e l'uso dell'arpa alla francese proprio come nei francesi per ottenere un certo senso di lievitazione, come è in Auber. Inoltre domina la torbidità dell'inconscio e in molti momenti, come ad esempio quando Tannhäuser incita «Zit in den Berg» della Venus Sein, «Andate alla montagna di Venere», la formula tematica richiama direttamente il regno di Venere. Questo è qui vi è un leitmotiv denominativo, non certo strutturale, come poi sarà del Wagner maturo. E Dalhaus ha ben ragione a parlare di manierista e teatrante nel Tannhäuser, ma senza offesa al genio immenso di Wagner, semplicemente evidenziando le esigenze drammaturgiche, in primo luogo la continuità d'azione, che non rende difficile enucleare le singole arie che abbiamo ascoltato, quelle di Elisabeth, quella di Wolfram e quella del Langravio, tutte legate a vocalità convenzionale, abbellimenti compresi, ma che sottolineano la sapienza artigianale con la quale Wagner assume tali moduli tradizionali. E poi anche il vibrare in un rigonfiamento di durata irrazionale di viole e violini, sensazionale, come il ricorso al Bach dei grandi corali nei momenti più propriamente corali, appunto. Concludiamo poi con lo spettacolare finale dell'opera, il racconto di Tannhäuser del viaggio a Roma e della relativa maledizione papale, dove si entra davvero nella maturità del linguaggio wagneriano, dove Wagner guida trionfalmente la prosa ritmica del dramma musicale e Adorno ne riconobbe la grandezza assoluta, superato solo, come ebbe a scrivere, nella maledizione del Tristano. René Collo è Tannhäuser, Victor Braum Wolfram, Christa Ludwig Venere e poi tutti gli altri con il coro dei Pellegrini, cioè il coro dell'Opera di Stato di Vienna e i Wiener Philharmoniker, tutti diretti da George Scholti. Buon ascolto. Nun denn, heran, du Wolfram, du sollst es erfahren. Zurück bei mir die Stätte, wo ich raste, ist verflucht. Heran, Wolfram. Heran.
Hast du hier
geschmückt mit frischem Grün, kann aus der Hölle heißen Brand. Vernichtung dumpf darnieder. Die Sinne schwanden mir. Als ich erwacht auf höhem Platze lagerte die Nacht, von fern her tönten frohe Gnadenlieder. Da ekelt mich der holde Sang.
questo era il finale del Tannhäuser con René Collo Tannhäuser, Victor Braun Wolfram, Christa Rudewig Venere, tutti gli altri personaggi e il coro dei pellegrini, quindi il coro dell'opera di Stato di Vienna e i Wiener Philharmoniker diretti da Giorgio Scholti. Avrete notato all'interno di questo lungo percorso il corale dei fiati, prima di flauti e oboi e poi quello di tromboni e tuba durante i recitativi, che porta appunto ad un declamato sulla scena ben diverso e lontano, quale si accampa fin dall'esordio del Ring. Un declamato molto più vicino qui ad un semplice recitativo. E poi la scelta timbrica, dove le dissonanze sfumano negli aloni dei differenti armonici in orchestra. E lo stesso Schumann si dovette ricredere di fronte al magistrale gioco stereofonico di questa incredibile orchestra. E poi il coro, che in tutta l'opera apre al massimo di invadenza fonica, destinato a rimanere timbro indelebile nell'ascoltatore, soprattutto in questo strepitoso finale, destinato a trapanare orecchi e cervelli di qualsivoglia anche ottuso. Questo è un vero e proprio exploit sonoro, questo finale, che ha valso a Wagner la fama universale e a pieno diritto una poltrona in prima fila fra i titani della musica di tutti i tempi. Giovanni Giammarino vi ringrazia per essere stati con lui e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 19, per proseguire l'esplorazione dell'immensa provincia wagneriana. Buona domenica con i programmi di Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Effetto Wagner, a cura e con Giovanni Giammarino.